Buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di Business Leader. Vi ricordate di Vera? Non so se ne avete mai sentito parlare. Si tratta del robot lanciato nel 2017 da una startup russa e impiegato dall'IKEA per fare colloqui di lavoro. Si tratta, anzi per meglio dire, di uno dei primi esempi di uso dell'intelligenza artificiale per la selezione del personale. Un robot a cui è stato assegnato il genere femminile, capace di intervistare 1.500 possibili candidati in un solo giorno di lavoro. Questa intelligenza artificiale è già stata utilizzata da 200 aziende russe nella selezione del personale, riesce a realizzare 50.000 interviste al giorno, parla russo e inglese, contatta i candidati, svolge le interviste o telefonicamente o in video. Ogni intervista dura circa 8 minuti, alla fine dei quali i candidati migliori sono indirizzati a selezionatori umani, cui spetta la scelta finale. Allora, perché abbiamo parlato di tutto questo per aprire il nostro programma? Perché c'è una sorta di cugina italiana di Vera che è Flexa. E in questo caso parliamo di un tutor digitale per la formazione continua che grazie all'intelligenza artificiale permette a studenti e professionisti di costruirsi un percorso formativo cucito su misura. L'iniziativa nasce dalla collaborazione fra il MIP Politecnico di Milano, che è la business school appunto del Politecnico, tra MIP Politecnico di Milano, Microsoft e B-Digital. È venuto a raccontarci tutto Riccardo Mangiaracina, docente del MIP appunto Politecnico di Milano. Ho fatto una grande chiacchierata da sola all'inizio del programma, ma adesso naturalmente lei spetterà il compito di raccontarci tutto nel dettaglio di che cosa si tratta e che cos'è questa iniziativa. Benvenuto e grazie. Grazie a lei e buonasera a tutti. Allora, abbiamo Mangiaracina, il Digital Mentor sostanzialmente. Di che cosa si tratta? È solamente una piattaforma sperimentale o è già qualcosa di più? No, è molto di più di una piattaforma sperimentale, è una piattaforma già funzionante. L'abbiamo lanciata qualche mese fa con tutti i nostri studenti della Business School, quindi del MIP, ed è una piattaforma che consente erogare formazione continua in maniera molto personalizzata e con contenuto di qualità. Provo a raccontare cosa vuol dire questo. Assolutamente, intanto i ragazzi della regia ci stavano facendo vedere il video che è disponibile appunto sul sito di questa vostra iniziativa, un sito che peraltro inizia dicendo is coming, ma in realtà appunto se io le chiedo a che punto siamo in una fase già bella avanzata. Sì, assolutamente siamo in una fase avanzata. Allora, questa è una piattaforma che in primo luogo consente ai suoi utenti di ricevere un assessment delle proprie competenze, che abbiamo diviso in tre categorie: competenze soft, competenze hard e competenze digital. Quindi abbiamo sviluppato tre test, diciamo così, su ciascuna di queste tre aree per fare una fotografia di quelle che in un certo momento sono le competenze dei nostri studenti, dei nostri alunni, di chi sta usando la piattaforma. Contestualmente la persona che utilizza la piattaforma deve dichiararci anche i suoi obiettivi di carriera e quindi rispetto al suo obiettivo di carriera saranno associate le competenze. Ad esempio, io potrei voler diventare il marketing manager di un'azienda nel settore fashion. Bene, al marketing manager di un'azienda del settore fashion corrisponde tutta una lista di competenze e un livello di competenza. Ecco che qui possiamo misurare quindi il gap, la distanza che c'è tra quello che dovrei avere per ricoprire quel ruolo e quello che in questo momento ho. E qui entra in gioco l'algoritmo di intelligenza artificiale della piattaforma che va a raccomandare dei contenuti in maniera quindi personalizzata per colmare questo gap. I contenuti non sono solo contenuti della nostra business school, ma al contrario sono contenuti pescati da tutte le principali fonti più autorevoli in Italia e nel mondo, che quindi consentono di avere un'elevata qualità e un elevato livello di personalizzazione, perché aumento le probabilità di andare a scovare esattamente quello che serve a te in quel momento. Quindi nella sostanza Flexa non dice soltanto a te manca quest'ultima parte di percorso formativo per andare a ricoprire quel ruolo, Flexa mette poi anche a disposizione il corso, esatto, per poter andare direttamente in azienda eventualmente, o questo è ancora, come dire, è quello a cui tendete in prospettiva? Allora, diciamo così, dopo aver formato le persone anche grazie quindi all'aiuto di Flexa, un secondo step sarà quello di coinvolgere le aziende e portare le aziende sulla piattaforma.
diciamo così, con un primo obiettivo, che è quello di dare alle aziende la possibilità di acquisire talenti e di pescarli attraverso i nostri utenti, gli utenti in qualche modo di Flex, e quindi di fare un match tra quelle che sono le esigenze dell'azienda, quindi i post su delle mansioni in quel momento vacanti per una certa azienda, e in qualche modo i profili delle persone che noi abbiamo su Flex, ammesso che ovviamente il nostro utente di Flex dia la sua autorizzazione. Certo. A essere visualizzato dall'azienda in questione. Tornando, rifacendo un passo indietro, ammettendo che sia io quella studentessa attempata che ha bisogno di fare quel percorso formativo perché è interessata a ricoprire quella posizione nell'ambito fashion, quella è la mia vocazione, ho una determinata formazione che non è sufficiente appunto a coprire quel ruolo nell'azienda che mi dà questa disponibilità. Chi è che crea il percorso formativo? Lo fa il Politecnico, immagino. Cosa vuol dire creare un percorso formativo tailor-made, tagliato su misura? Allora, noi li abbiamo chiamati su Flex Learning Pathway, quindi esattamente un percorso di apprendimento customizzato, e lo fa in automatico la piattaforma. Un'ulteriore informazione che devo dichiarare alla piattaforma nel momento in cui la utilizzo è il tempo che ho a disposizione da dedicare all'apprendimento. Mediamente quanto durano questi corsi? Allora, c'è un tempo predefinito? Non c'è un tempo predefinito, noi ragioniamo su un orizzonte temporale di 2 mesi, quindi 2 mesi in 2 mesi andiamo a fornire un certo numero di contenuti in base al tempo che ci viene dichiarato. Alla fine dei 2 mesi l'utente della piattaforma potrà vedere in qualche modo l'impegno, gli sforzi che ha fatto per colmare i suoi gap su ciascuna delle dimensioni fondamentali per ricoprire quel ruolo, e si potrà fare un'idea. Un passo successivo ancora sarà andare a misurare in qualche modo la preparazione del nostro utente dopo che ha frequentato una serie di corsi o ha avuto modo di fruire di un certo materiale. E questo, su questo ci stiamo ancora lavorando, questo sarà uno sviluppo ulteriore della piattaforma. Certo. Perché poi assumerà anche un ruolo significativo la capacità o meglio della piattaforma di certificare i passi in avanti fatti da chi ci sta sopra. Questo al momento è ancora un'operazione non banale, al contrario di quello che potrebbe sembrare, e al momento non è questa una funzionalità della piattaforma, lo sarà sperabilmente tra certo, qualche mese. Sarà forse anche, come dire, un biglietto da visita importante anche per le aziende presso le quali voi veicolerete magari delle risorse certificate tramite questa formazione, appunto, che sarà, certo, immagino, un passaggio interessante. Da quanto tempo è partita Flexa? Flex è partita sostanzialmente dalla fine dell'anno scorso ai nostri studenti. Sperabilmente per giugno, direi certamente per giugno, verrà rilasciata agli alunni, quindi diciamo così agli ex studenti della nostra business quindi school. Quindi diciamo che la stiamo quasi tenendo a battesimo. Sì, praticamente la stiamo tenendo a battesimo. E successivamente verrà aperta anche a potenziali utenti, né studenti né alunni della business school, ma tutti coloro che vorranno ovviamente fruire dei percorsi di Flex. Certo. Avranno qualche limitazione perché tendenzialmente noi puntiamo sui nostri studenti, sui nostri alunni, cioè su persone che hanno frequentato la business school. D'altronde qualcuno il test deve pur farlo, quindi mi pare anche abbastanza fisiologico e naturale che avvenga nello stesso ambiente che sta facendo decollare Flex. Allora, tutto questo si deve grazie alle enormi potenzialità che ci sta offrendo l'intelligenza artificiale. Facciamo vedere un cartello. Ho estratto le parole pronunciate da Fabio Moioli, che è un dirigente di Microsoft e che è appunto partner importante in questa iniziativa, che ha ricordato come l'intelligenza artificiale, in un momento di stagnazione economica come quello attuale che sta vivendo il nostro paese, rappresenta per l'Italia un'opportunità enorme, ed è stato calcolato che l'intelligenza artificiale in Italia possa contribuire a far crescere il PIL dell'1% con un impatto significativo in tutte le industrie e le tipologie di mercato, e per poterne cogliere i benefici è fondamentale, eccoci qua al tema dei temi, avere le competenze adeguate. L'Italia è purtroppo uno dei paesi con il più forte skill mismatch, ovvero il divario fra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili. E questo è il motivo per cui, peraltro, abbiamo creato anche questa trasmissione, proprio per indagare in questo problema che ci sembra in certi momenti veramente non avere soluzione. In realtà anche la vostra esperienza ci dimostra come ci siano molti attori, molti interlocutori che stiano provando a mettere in campo delle soluzioni adatte a risolvere questo problema. Perché Flexa dovrebbe aiutare appunto a
risolvere il tema del mismatch? Beh, Flexa dovrebbe aiutare a risolvere il problema del mismatch perché appunto offre una formazione continua. Non dimentichiamoci che stiamo vivendo un momento di profondo cambiamento, complessivamente parlando, in cui le novità tecnologiche cambiano di giorno in giorno e ci offrono nuove opportunità, in cui le competenze richieste cambiano di giorno in giorno. Banalmente un laureato oggi al Politecnico di Milano tra 5 anni probabilmente farà un lavoro, una mansione, svolgerà una mansione che oggi non esiste. Esatto. Quindi è difficile formare le persone puramente sulle competenze oggi per qualcosa che tra 5 anni, che oggi non esiste e ci sarà tra 5 anni. Quindi ecco che è fondamentale, diciamo così, l'aggiornamento continuo, l'apprendimento continuo, la formazione continua. Non solo una formazione continua, ma anche molto flessibile, mi sembra di capire. Assolutamente sì, perché l'altro tema è trovare il tempo per formarsi, perché viviamo tutti in una società che in questo momento ci obbliga a dei ritmi decisamente molto molto elevati, e trovare il tempo da dedicare alla formazione, per quanto sia necessario, non è assolutamente banale, specialmente per professionisti, manager che si trovano ad affrontare giornalmente problemi nuovi e su cui magari nello specifico non hanno competenza. Ed ecco che uno strumento come Flexa ti manca qualcosa su quest'area, su questa nuova wave tecnologica, su questa nuova competenza, ecco che ti consento di colmarla. Peraltro su Flexa non sono disponibili solo, diciamo così, dei percorsi di apprendimento di lungo periodo, ma se sono un manager, ad esempio, e devo formarmi in pochi giorni sull'intelligenza artificiale, proprio per tirare fuori il tema che ha tirato fuori lei prima, ecco che posso indicare tra i miei interessi l'intelligenza artificiale e la piattaforma mi suggerisce il contenuto più adatto a me per colmare quel gap e nel giro di pochi giorni quantomeno avere un'alfabetizzazione e sapere che se voglio sviluppare un percorso, un progetto di intelligenza artificiale all'interno della mia azienda, beh, devo fare 3 step. Devo passare prima dai big data, quindi dall'avere tanti dati per educare una macchina, quindi machine learning, e poi avere l'intelligenza artificiale, e poi quindi cosa devo fare per avere tanti dati, e così via, no? Quindi tutto sommato riesce a colmare dei gap in pochi giorni, ovviamente. Certo. Ad un livello alto, che però può essere utile in certi contesti. Certo, in certi ti anni. Consente sicuramente anche di avere un'idea di quelli che sono i tuoi limiti, come dire, accademici, se vogliamo, e quindi dove dover sviluppare anche la propria formazione. Mi stavo pensando, mentre lei mi raccontava appunto in prospettiva quello che vuole diventare Flexa, non solo per gli studenti ma anche per i manager delle aziende, saranno dei corsi a pagamento? Ma allora, tra gli sviluppi futuri c'è anche una parte di Flexa che sarà dedicata proprio alle aziende e per fare formazione ai manager delle aziende. Quindi l'azienda XY potrà avere accesso a Flexa in una forma magari customizzata che consenta ai propri manager di formarsi su certi temi. Tutto questo ovviamente deciso di concerto con l'azienda, settando degli obiettivi, settando delle competenze su cui si vuole lavorare e su cui si è dimostrato, ad esempio, che c'è carenza in quell'azienda. E attenzione, che fare un test, quindi un assessment, una valutazione delle competenze del personale di un'azienda, molte volte può riservare anche delle sorprese. Pensavo di avere tante competenze in una certa area e scopro che invece non è così. E magari quella è un'area core per me e quindi devo rinforzare, ed ecco che quindi il cerchio a questo punto si chiude. Allora, le chiedo un commento anche su alcune notizie di attualità che abbiamo fresche fresche, perché sono arrivate proprio da pochi giorni, e parlo dell'employment outlook dell'Ocse, che riguarda appunto proprio l'andamento del mercato del lavoro a livello dei paesi Ocse, e c'è un focus dedicato esplicitamente all'Italia, il futuro del lavoro. La disoccupazione, racconta, per quello che ci riguarda appunto questa indagine, è il doppio rispetto alla media dei paesi avanzati, siamo al 10,7% a febbraio contro il 5,2% medio dell'Ocse. Questa è un'indagine, è una statistica che già conoscevamo. Che cosa ci dice di più questo rapporto sul nostro paese? Che nonostante le incertezze e la preoccupazione sull'impatto della tecnologia e della globalizzazione, non stiamo andando verso un futuro senza lavoro, che è la grande preoccupazione che riguarda proprio il nostro paese, dove molti appunto sostengono che l'automazione dei processi porterà ad una cancellazione di diverse professioni ed occupazioni. Ed è un tema che abbiamo affrontato anche in passato in altre trasmissioni con altri suoi colleghi del Politecnico. Il numero di occupati probabilmente non diminuirà,
Un problema che potrebbe sorgere è che la qualità del lavoro e le disuguaglianze fra lavoratori potrebbero peggiorare. Secondo lei, tutte le soluzioni anche legate all'intelligenza, che grazie all'intelligenza artificiale come mondo accademico state studiando, secondo lei in qualche maniera potranno aiutare a ridimensionare le preoccupazioni rispetto al tema, appunto, come abbiamo detto fino ad ora? Allora, sì, penso certamente l'intelligenza artificiale, poi parallelamente con l'automazione, in realtà può essere anche un'opportunità se ben governata, ovviamente, ma per essere ben governata non dobbiamo averne paura, non dobbiamo temerla, dobbiamo studiarla, dobbiamo capire quali sono le reali opportunità, le reali potenzialità che ci sono dietro a queste soluzioni tecnologiche, perché se è vero che alcune mansioni molto specifiche scompariranno per via dell'automazione o dell'intelligenza artificiale, ne lasceranno altre, e questo è un elemento ovviamente positivo, e altre, diciamo così, mansioni potranno essere invece svolte in modo migliore grazie all'automazione, che banalmente consentirà maggiore ergonomia, ad esempio, nello svolgere certe mansioni, certi compiti, e lo consentirà anche, ad esempio, alle donne, mettendole al pari degli uomini, no? Quando invece la forza fisica poteva essere un problema. Quindi, come sempre, dietro ogni innovazione ci sono minacce ed opportunità. Se ci fermiamo a guardare le minacce, ne rimaniamo impauriti. Se ne guardiamo le opportunità, possiamo provare a capire come governare quel tipo di innovazione, come evidentemente come sfruttarla poter cavalcare anche, questi trend a nostro favore. Vantaggio. Se ci fermiamo alle minacce, però ci facciamo prendere la paura e pensiamo che debba entrare un soggetto terzo a porre delle limitazioni su quello, il legislatore, la politica, ma io penso che, insomma, difficilmente l'innovazione possa essere così facilmente regolamentata dalla politica, anche perché tipicamente l'innovazione viaggia a un ritmo che è molto superiore. Molto spesso la politica non è proprio, come dire, in grado di cogliere appieno queste dinamiche, sono sempre un po' le prese con altri problemi, ma insomma questo non è il contesto in cui commentare tutto ciò. Carità. Un altro cartello che ci racconta altri dati diffusi dall'Employment Outlook dell'Ocse: alcuni posti di lavoro potrebbero scomparire, ce lo diceva già lei prima, ne parlavamo prima, il 14% è ad alto rischio di automazione fra i paesi OCSE, in Italia il rischio del 15,2%, un altro 35,5% potrebbe subire sostanziali cambiamenti nel modo in cui le mansioni sono svolte. Tuttavia saranno anche creati nuovi lavori, ma la transizione non sarà facile, conclude l'OCSE. Secondo lei, in Italia al momento in che aree si gestisce in maniera non appropriata questa transizione? Ma difficile rispondere a questa domanda. Cioè, in Italia questa transizione innanzitutto in molte aree non l'abbiamo ancora avuta. Io tra altre cose insegno logistica, quindi dove l'automazione è, come dire, una delle aree principali di innovazione in questo momento. E devo dire che in questo momento l'automazione non ha tolto posti di lavoro nella logistica, anzi, se penso alla crescita di fenomeni come l'e-commerce, dove è in qualche modo difficile applicare automazione, ho visto anzi la creazione di posti di lavoro in qualche modo grazie alla diffusione del commercio elettronico e della logistica. Però attenzione, l'automazione può essere utile nel momento in cui ci sono dei processi che in maniera manuale non sono sostenibili economicamente, cioè costerebbero troppo. Se penso a quello che succede ad esempio nell'e-commerce, nel settore dell'alimentare e quindi del grocery, della spesa al supermercato, dove l'allestimento di una spesa magari fatta da 50-60 pezzi ha un costo significativo che incide in maniera importante sullo scontrino che il cliente paga. Ecco, io penso che lì il futuro ad esempio sia l'automazione, ma perché o così o altrimenti non è economicamente sostenibile, e quindi complessivamente mi aspetto che questo apra delle nuove possibilità e consenta di estendere ulteriormente il numero di posti di lavoro e non che li elimini in qualche modo. In questo rapporto che abbiamo più volte citato, e qui vediamo gli ultimi due cartelli, l'Ocse in realtà fa delle considerazioni anche sul tema della formazione continua, ce l'ha proprio messa su un piatto d'argento, neanche lo avessero saputo che avremmo fatto questa trasmissione. Allora, hanno dato la definizione di formazione permanente, che è il cuore, insomma, diciamo, della nostra conversazione di oggi, e lo definisce come lo strumento essenziale per aiutare i lavoratori più vulnerabili a gestire il cambiamento. In media, dice l'Ocse, il 40% degli adulti partecipa alla formazione nei paesi Ocse, ma la quota è più limitata fra i lavoratori a bassa qualifica e quelli con contratti atipici che invece ne avrebbero più bisogno. L'ultimo cartello, cosa significa formazione continua? L'Ocse ce lo definisce e ce lo descrive: è la formazione che serve
a chi ha già un lavoro per mantenere aggiornate le proprie competenze. In Italia, e qua arrivano i punti dolenti, il 60% delle imprese sopra i 10 dipendenti offre formazione continua contro il 75% della media OCSE. Nel nostro paese però spesso la formazione continua è riservata alle professionalità di livello medio-alto e invece dovrebbe arrivare un po' a tutti. Uno strumento come Flexa potrebbe raggiungere anche un obiettivo come questo, democratizzare al massimo la formazione? Allora, non so se questo sarà quello che accadrà con Flexa, ma questo sicuramente potrà accadere grazie alla diffusione del digitale anche nella formazione. E prima dicevamo quali potrebbero essere gli ambiti fortemente impattati dall'intelligenza artificiale e dall'automazione. Beh, uno di questi è anche la formazione di per sé, no? Se io penso a quello che facevano i docenti fino a ieri, quando non c'era il digitale ed era andare tutti in aula ad erogare formazione, grazie al digitale potremo sicuramente erogare più formazione a un numero maggiore di persone. E questo vuol dire che cesserà il lavoro del docente e i professori non esisteranno più, perché ci saranno delle videoclip bellissime che erogano del contenuto? No, vuol dire che cambia un po' il ruolo del docente, ma che grazie al digitale si aprono nuove opportunità, si estende la possibilità di fare formazione, cambia ruolo, nel senso che anziché fare lezioni in un certo modo, veicolando tipicamente concetti base o concetti primitivi, si dedica il proprio tempo invece ad approfondire, ad applicare quella conoscenza a contesti sempre più specifici ed aumentare complessivamente quindi l'esperienza in contesti più specifici e applicativi, e questo a beneficio in qualche modo di tutti. Insomma, l'intelligenza artificiale è destinata veramente a riservarci delle grandi sorprese. Stiamo andando in chiusura, 30 secondi, professor Mangiaracina, per raccontarci quanti studenti hanno già ipotizzato di prendere parte a questa formazione continua con Flex, insomma, che tipo di interesse sta suscitando fra la platea studentesca? Allora, noi in questo momento abbiamo 1200 studenti circa al MIP e tutti stanno utilizzando la piattaforma Flexa, e quindi di questo siamo già molto, molto contenti. Abbiamo promosso la piattaforma tra gli alunni, quindi tra gli ex studenti della Business School, e abbiamo ricevuto un numero di richieste per essere tra i primi tester veramente incredibile, a cui quasi non siamo riusciti a dare seguito, quindi adesso apriremo a giugno anche a loro, per cui i numeri lasciano veramente presagire tante belle cose e speriamo che sia così. Allora, fra qualche mese faremo un ulteriore bilancio rispetto a tutto questo. Intanto grazie per essere stato con noi, a Riccardo Mangiaracina, docente del MIP Politecnico di Milano, grazie ancora. Grazie a lei, buona serata a tutti. E noi ci ritroviamo alla prossima puntata di Business Leader. Buona serata a tutti. You